Vuoi che guidi io per un po'? Non preoccuparti per me, dormi pure, c'è ancora molta strada. Sei sicuro? Sicuro che vada tutto bene? Non c'è bisogno che dei ragazzini stiano così in pensiero per un adulto. Per me non è niente di che. Beh, a dirla tutta sei un ottimo guidatore. Quando al volante ci sono io, si sentono molti scossoni. Mi sembrerà strano, ma un tempo andavo di pattuglia con la volante. Ormai guidare è naturale per me. Guidavi l'auto della polizia? Già, tutti i santi giorni. All'epoca presidiavo una cabina di polizia. Quanto è dura lavorare nella polizia, intendo? Beh, non è certo semplice. Ah già, tu stai studiando per diventare un pezzo grosso della polizia, vero Nijima? Sì, ma ho appena cominciato. Beh, non me la sentirei di consigliarlo. Questo lavoro è un vero inferno. Gli orari sono tremendi, ti trasferiscono di qua e di là. E se qualcosa va storto sulla scena del crimine, se la prendono sempre con te. Sarà, ma è comunque quel che desidero con tutta me stessa. Non importa quanto può essere dura. Andrai alla grande, Makoto. Grazie, Phoenix. Beh, se sei così determinata, allora faccio che devi. Ma come tuo collega più anziano, sento di dovertelo dire. Più lavorerai sodo e più finirai per trascurare i tuoi cari. Le disgrazie non guardano in faccia a nessuno. Ai criminali non importa dei tuoi orari. E sappi che starei ben poco a casa tua. Prenditi il tempo e pensa a quel che ti ho detto prima di decidere se le forze dell'ordine fanno per te. Beh, se ne sono già piuttosto consapevole. E a proposito, tu non hai famiglia che ti aspetta a casa? Ottima domanda. Sei divorziato? Oh, insomma, non puoi farti gli affari tuoi. Diciamo soltanto che prima di pensare agli altri, tocca pensare a se stessi. Sì, immagino sia vero. Oh, e ora che c'è? Mi hai fatto venire in mente mio padre. Anche lui era un agente di polizia. Sfortunatamente perse la vita in servizio. Capisco. Prendeva il suo lavoro molto più seriamente di quanto sembri fare tu. Ma se guardiamo la sostanza, devo dire che siete piuttosto simili. Ehi, non dovresti screditare tuo padre paragonandolo a me. Dunque, Nijima, quando eri piccola immagino che tuo padre non passasse molto tempo a casa, giusto? Questo come ti faceva sentire? Col senno di poi ne sono fiera. Mio padre agiva seguendo sempre i suoi ideali e andava fino in fondo. Mi ha insegnato che il suo dovere era quello di proteggere gli altri. Forse è per via della sua influenza su di me, ma sono ancora convinta che diventare un agente di polizia sia una scelta di vita ammirevole. Se solo fosse sempre vero. La nostra capacità di aiutare gli altri è comunque limitata. Più il nostro obiettivo è scaltro e pericoloso, più è difficile fare giustizia. Siamo ostacolati dai superiori, dalla burocrazia, da leggi e clausole di ogni tipo. Tutto ciò che fa la polizia è seguire degli ordini, anche quando questi comportano ingiustizia o assenza di qualsiasi senso logico. In sostanza, i poliziotti che vedo circolare per le strade non sono altro che un mucchio di cagnolini senza spine dorsale, compreso me. Alcuni fanno del bene, però. Certamente, come il papà di Nijima. Comunque sia, non è questo il punto. Quel che ti sto chiedendo, Nijima, è: quando eri piccola, come ti faceva sentire l'assenza di tuo padre? No, quando ero ancora una bambina. Capivo che faceva parte del suo lavoro, ma ancora oggi ricordo bene quanto mi mancasse. Se non altro, avevo mia sorella. Lei c'era sempre per me. Capisco. Scusa per tutte queste domande. Fareste meglio dormire un po'. Se dovessimo ritrovarci nei guai, mentre avete tutti sonno, sarei io quello nella merda fino al collo. Oh cazzo, un palazzo nella vita reale! Ma non può essere. Anche perché Maruki l'abbiamo già arrestato in realtà. Io ho dormito così tanto che ora persino dormire è una noia mortale. Che si fa? Beh, per caso qualcuno ha fame? Anche se immagino che ormai siamo quasi a Kyoto. Forza Ryuji, facci ridere un po'. Che c'è? Vuoi che mi esibisca? Non sono mica un comico. Merda, non adesso. Metto la segreteria? No, aspetta, non puoi semplicemente rispondere al posto mio? Scusa. Fa in fretta però, dille che solo che sto guidando e che me la richiamerò più tardi. La chiamata arriva da una certa Akane. Pronto? È mezzogiorno passato, dove sei? Non dirmi che ti sei dimenticato che giorno è oggi. Dovevamo andare a fare visita alla tomba della mamma. Mi dispiace. Eh? Chi parla? Ridagli il telefono, per favore. È al volante ora.
Al volante? Sì, beh, ha senso. Che succede? Chi è al telefono? È un'emergenza, forse? Perché non accosti, nonnetto? Che succede? Ci sono delle ragazze lì. Che stronzo, sei in giro a spassartela, eh? Oh, sembra piuttosto incazzata. Mi fai schifo. Non scomodarti, tornare a casa. Non sei neanche degno di presentarti davanti alla tomba della mamma. Ha riattaccato. Non conosco i dettagli, ma tutto ok. Si è fatto un'idea sbagliata. Sì, vi chiedo scusa, non fateci caso. Beh, allora, chi era? Mia figlia. Tua figlia? Hai una figlia? Accidenti, scusate, è il momento di dare gas. Tenetevi forte, ragazzi. Eccoci a Kyoto, ora andate a fanculo. Ok, siamo nel perimetro urbano di Kyoto. Qui va bene? Devo proprio andare. Parcheggiatelo da qualche parte. Fatevi un giro fra i templi e quel che vi pare. Ci sentiamo domani. Aspetta, domani? E dove? Ciao, a dopo. Ma che cavolo? L'ho visto piuttosto agitato dopo quella chiamata. Forse aveva degli impegni importanti. Doveva recarsi a una tomba. In base alle mie deduzioni pare che oggi sia l'anniversario della scomparsa della moglie di Zenkichi. Doveva recarsi alla sua tomba. La moglie di Zenkichi è morta. Ecco perché sua figlia voleva sapere dove si trovasse. Zenkichi, poteva semplicemente dirci come stavano le cose. E poi, non trovate che gli stesse parlando in modo troppo scontroso? In un giorno come questo, intendo dire. Era adirata a causa delle molteplici voci femminili che l'hanno indotto a questa supposizione. Sei in giro a spassartela, eh? Wow, quando si dice farsi un'idea sbagliata. Ma è terribile, dobbiamo chiarirci subito con lei. Forse dovremmo starne fuori, invece. Non possiamo, siamo in parte responsabili di questa situazione. Sì, ma potremmo peggiorare la cosa. Ho trovato un solo cimitero nelle immediate vicinanze, lo troveremo lì. Ma dai, dovremmo farci i cazzi nostri in realtà. Che cazzo, ragazzi, anche voi. Scusa, ho fatto tardi. Akane. Non sono qui per sentire le tue scuse. Vai, divertiti con le tue ragazze. Ciao. No, non capisci. Sono in servizio. Stammi lontano, hai capito? Non sei neanche in grado di prendere l'assassino di mamma. Che c'è? Non riesci a guardare tua figlia negli occhi? Ma è ovvio, d'altronde non se ne prende di petto, ma niente. Per me, per come la vedo io, non sei un padre per me. Sai. Oh, cazzo. Cosa facciamo? Abbiamo fatto un bel pasticcio. Lo sta facendo a pezzi. È tutta colpa nostra. Siamo noi a dover spiegare come stanno le cose. Scusate un attimo, possiamo? Non prendertela con lui, non c'entra, poverino. Cosa? Ragazzi, che ci fate qui? E voi chi siete? Sono quello al telefono. E poi perché? È molto diffidente ai nostri confronti. Lo sarei anch'io, ma... Scusa l'intromissione, ma dobbiamo dirvi una cosa. Perché siete venuti qui? Vi avevo detto di aspettare fino a domani. Beh, colpa nostra se tua figlia è così turbata. Akane-chan, giusto? Stiamo lavorando a un caso con tuo padre. Eravamo in viaggio insieme prima che si allontanasse per venire a incontrarti. Tuo padre si è offerto di guidare e così è stato questo ragazzo risponde al telefono. Proprio così. Allora, quando ho parlato con te... ci stava portando a Kyoto. Ci dispiace tanto per averti fatto arrabbiare. Capisco. In questo caso vi chiedo scusa per il mio comportamento. Ho corso troppo con l'immaginazione. Ho finito per fare una scenata. Mi spiace. Wow, è davvero ben educata. A quest'età è già più matura di Ryuji. E piantala, però sul serio. Non sembri sua figlia neanche un po'. Piantala tu! Allora, Akane-chan, tu e tuo padre vi eravate fatti una promessa per oggi, giusto? Ci dispiace di averlo fatto arrivare in ritardo. È tutta colpa nostra.
Ah, no, non vi preoccupate. Già, spiace anche a me, Akane. Ti giuro che non mi ero dimenticato di oggi. È solo che questo caso ci sta portando di qua e di là e... Perché ridi? Ecco. E poi non mi avevi detto niente. Non potevi semplicemente spiegarmi tutto prima di oggi? Ah, si sono invertiti i ruoli. Gli sta facendo la ramanzina. Come può essere tanto fredda con suo padre proprio oggi? Sai che la polizia non può parlare di tutti i casi senza ancora risolti, eccetera, eccetera, giusto? È vero, lasciar trapelare certe informazioni potrebbe mandare dall'aria tutto il lavoro svolto dalle forze dell'ordine. E dai, dagli tregua. Ryuji! Lo so, non dovrei dire la mia in questo caso, considerato tutto quello che ho fatto passare a mia madre. Ma lui si sta prendendo cura di te, giusto? Allora, non rompergli l'anima per questa storia. Già, se io facessi così con Sojiro, gli ci vorrebbero 6 mesi per riprendersi. Vuoi dire, non è che... Non vogliamo importi niente, però sono certa che avrà le tue ragioni per ciò che hai detto. A ogni modo, il suo ritardo era dovuto davvero al lavoro. Almeno per questo, ti prego di non rimproverarlo. Poverino, è colpa nostra, scusaci. Capisco. Grazie, Akane-chan. Siamo sinceramente rammaricati per aver causato problemi in una data così importante. Possiamo rendere omaggio anche noi? Certo, certamente. Ragazzi, grazie. Non preoccuparti, ma ricorda che anche tu ci devi un favore, Zenkichi. Ehi, acqua in bocca, gatto. Non ho intenzione di spiegare tutto questo da Akane. Non preoccuparti, Akane non può sentire niente. Forza, andiamo a rendere omaggio. Papà, perché stai parlando con un gatto? Abbiamo recitato una preghiera per i defunti. 2 anni, come vola il tempo. Stato un incidente? È stato... Beh, dovrei andare a casa. Oh, perché non andiamo insieme? Posso ordinare del cibo da sport e... No, grazie, non voglio avere niente a che fare con te. Ehi, Akane! Non vuole saperne. Vuole proprio evitarlo. Non è una semplice fase di ribellione adolescenziale. Però sa essere anche così educata. Mi chiedo cosa possa essere successo. Ehi, vi chiedo scusa per tutto quanto. Mi avete proprio salvato prima. Ora devo andare a casa. Ci vediamo domani. Vi contatto, ok? Ok, ma sicuro di voler andare a casa dopo quello che è successo? Ah, non preoccuparti, lei... A quell'età è normale, sai? So che non passi spesso da casa, ma sei sicuro che sia tutto a posto lì? Sei sicuro che Akane mangi come si deve e tutto il resto? Sì, beh, i genitori di mia moglie vivono nella casa a fianco. Lei si chiude nella sua stanza e resta lì tutto il giorno. Ecco tutto. A quanto mi dicono, lei mangia sempre nella sua stanza. Roba preconfezionata per lo più. E a questo giro, come ho detto, chi è che empatizza? Futaba! Addirittura. Io sono sempre fuori per il lavoro. Non so niente delle sue abitudini alimentari. È una ragazzina in piena crescita. Spero almeno che mangi bene. Beh, se non altro, le invio del denaro. È in terza media, immagino che ormai abbia le idee piuttosto chiare. Vorrei aiutarla. Già, dopo quello che abbiamo fatto passare, vorrei almeno fare qualcosa di bello per lei. Suo padre si è speso molto per noi finora. Che ne dite se offriamo loro la cena? Ottima idea, vorrei poterle parlare di nuovo. Possiamo anche aiutare a cucinare. Pare che dovremmo restare lì per la notte. Assicuriamoci di comprare tutto il necessario. D'accordo, gente, seguiamo Akane. E dai, vi siete autoinvitati, che cazzo? Un momento, non potete autoinvitarvi in questo modo, accidenti! Ehi, dannati marmocchi! Volete davvero accamparvi a casa mia? Ma insomma, sto parlando da solo, per caso? Zenkichi, sì, stai parlando da solo in questo momento, mi spiace. Akane-chan, puoi passarmi le patate? Senz'altro. Non devi essere così formale con noi, possiamo parlarci più spontaneamente. Spontaneamente? Ok, grazie. Molto bene. Akane, ti andrebbe di darmi una mano a tagliare le carote? Ok. Pare che vadano d'accordo. Si sta aprendo un po', eh? Davvero, non immaginavo che potesse succedere quando l'abbiamo incontrata. È una brava ragazza.
Non posso stare in disparte, voglio aiutare anch'io. Ci sono, troverò una ricetta pluripremiata e... Tieni e prendi i tuoi circuiti, Sofia. Il curry è sempre buono allo stesso modo quando lo fai in compagnia. Davvero? Bel coraggio che avete. Non riesco a credere che mi abbiate davvero invaso la casa in questo modo. A dire il vero però, non ricordo quando è stata l'ultima volta che in casa mia si è respirata un'aria così allegra. Ehi, allora, nonnetto, non sei costretto a rispondere se non vuoi, ma cos'è successo alla mamma di Akane? Omicidio stradale, un pirata della strada. Allora, parlava di questo. Ha accennato anche al colpevole, giusto? Alla fine l'hanno preso. Non hanno mai indagato. Qualsiasi sospetto ormai è fuori dalla mia portata. Fuori dalla tua portata? Nulla che ti riguardi. Sì, ma... Ehi, Phoenix, puoi aiutarmi a dare gli ultimi ritocchi? Avanti al lavoro, spero per voi che ne sia valsa la pena. Vedrai, il curry di Sojiro è sempre buono. Ah, che bontà! Queste verdure di Kyoto rendono il curry davvero incredibile! Fammi provare! Gnam, te è buono! Ah, è delizioso! Devo proprio parlarne a Sojiro! Già, sapevo che ne sarebbe andato matto! Un curry così buono da far commuovere! Vorrei poterlo provare! E come dovrebbe funzionare? Ne voglio un po' anch'io, ma è troppo caldo! Non temere, Morgana, te ne lasceremo un po'. La mente del gruppo pensa sempre a tutto. Un po' ti invidio, Miaogana. Come, scusa, Miaogana? Con chi parlavi? Parlavo tra me e me. A ogni modo, com'è il nostro curry, Akane-chan? Ti piace? Niamete. È buono, Akane? Sì, è buonissimo! Bene, mi fa piacere. Sofia, qui ci conviene tenere la bocca chiusa. Accidenti. La melanzana viola dal curry ha un sapore fantastico. Mi sento ispirato. Piatto curry di Kyoto. Oh, è un'idea per un nuovo piatto. Non vedo l'ora di provarlo. Miaogana. Oh cavolo, mangerei questa roba a quintali. È ora di fare il bis. Abbandona ogni speranza, Futaba. La prossima porzione è mia. Va bene, fatela finita. Ce n'è abbastanza per tutti. È proprio una delizia. Riuscirei a preparare una cosa del genere anche da sola? Se fai pratica, sì. Giusto, farò del mio meglio. Padroneggiare quest'arte non è facile. Ma una volta che ci sarai riuscita, vorrei persino scriverlo nel tuo curriculum. Porca troia, ho fatto una battuta. Oh, ho un'idea. Ti va di fare un bagno insieme a Kane-chan? Un bagno? Per noi ragazze è il miglior modo per conoscerci. Posso insegnarti tutti i trucchi delle modelle per avere una pelle sempre luminosa. Davvero, sarebbe fantastico. Voglio impararle anch'io. Posso unirmi a voi? Ehi, hey, avanti. Quando credete che sia grande il bagno? Akane e le altre sono andate a fare un bagno insieme. Mi avete proprio salvato la pelle, ragazzi. Questo posto è sterminzito, lo so, ma per stanotte è tutto vostro. Anche noi ci siamo divertiti. Chi l'avrebbe mai detto che i ladri fantasma fossero un branco di teneroni? Se qualcuno soffre, è giusto fornire aiuto quanto possibile. Già, facciamo soltanto quel che va fatto. Aiutare i deboli e schiacciare i forti. È questo che fanno i ladri fantasma, ed è così che sarà sempre. E poi non dimentichiamo mai chi ci offre un pasto o un tetto sopra la testa. Mai. Davvero? A ogni modo, ragazzi, volevo ringraziarvi come si deve. Ero da un pezzo che non vedevo Akane così felice. Allora, nonnetto, ricorda quel che dicevi prima. Scusa. La giornata passata al volante inizia a farsi sentire. Cosa dicevi, Sakamoto? Lascia stare. Ti chiedo scusa, devo proprio farmi una bella dormita. Dispiace fare un po' di compagnia da Akane nella sua stanza. Ultimamente si è appassionata a una cosa, online, o almeno credo. Ha a che fare con una specie di show sui suoi idoli. Io non ne so niente, come è ovvio, ma sono certo che lei sarà felicissima di spiegarvelo. Ricevuto, ci pensiamo noi. Hai sentito, Phoenix? Abbiamo una missione da compiere. Scrivimela sul telefono che la segno come richiesta. Una volta uscite le ragazze dal bagno, siamo andati nella stanza di Akane.
Cosa? Santi numi! Beh, questa è la mia stanza e... sì, ecco. Questo è tutto il merchandise dei ladri fantasma! Non avevo idea che ci facessero tutta questa roba! Beh, sai, sono molto famosi. Sono abbastanza sicura che alcuni di questi si trovino soltanto su siti web super di nicchia. Alcuni sono persino fatti a mano. È troppo, vero? Lo so, è una cosa patetica. No, non è questo, Akane-chan. Ti piacciono i ladri fantasma, quindi? Ah, beh, sì, certo. Makoto ci sta lanciando una certa occhiata. Sono perfetti, siamo proprio identici. Eh? Vorresti dire che voi... noi siamo strafan sfegatati dei ladri fantasma. Sì, sì, proprio così. Io adoro i ladri fantasma. Forza ladri fantasma, risvegliate il cuore dei malvagi e tutto il resto. Ladri fantasma del cuore, siamo noi ladri fantasma. Guarda tutti che ci guardano. In effetti le vostre pettinature me le ricordano. Mi piacciono i ladri fantasma perché sembrano gli unici a voler cambiare il meglio questo mondo schifoso. Non solo rischiano la vita combattendo per gli altri, riescono anche a ispirare le persone, incoraggiandole a essere forti. In quel momento in cui noi abbiamo parlato, si sono girati tutti verso di noi. Che cazzo stai dicendo, idiota? Sono in 8, forse 9, ma le loro identità sono ancora avvolte nel mistero. Nei video che la gente posta in rete sembrano proprio fichissimi. Continuo a chiedermi chi possano essere. Specialmente quello che si vede sempre al centro. Chissà, forse è il leader. È così misterioso e così affascinante. Oh, è una cosa carina. Ti piacciono proprio tanto i ladri fantasma, eh? Cavoli, Akane-chan, è una ragazza fantastica. Scusate, non volevo assillarvi. Non c'è problema. Anzi, vorrei saperne di più sui ladri fantasma. Grandioso! Oh, magari potrei farvi vedere lo show. Quale show? È uno show in streaming che parla di tutto quello che ha a che fare con i ladri fantasma. Oh, interessante. Già, sembra fantastico. Ok, datemi soltanto un secondo. È quasi ora della diretta. Ah, è da un bel pezzo che non ci si vede, cari miei fantastici. Stasera ho una gran voglia di divertirmi insieme a tutti i super fan dei ladri fantasma in giro per il mondo. Ha parlato di uno show in streaming, ma non pensavo che fosse lei la streamer. Wow, è come se la sua personalità fosse diventata completamente diversa. Sarebbe questa la roba online che la piaceva tanto. Credo che stia tipo doppiando quell'action figure. Ti sta imitando. Wow, quasi uguale. Grazie al cacchio, è lui l'originale. È venuto il momento di ringraziare i ladri fantasma con tutto il vostro cuore. Il suo canale ha più di 50.000 iscritti. È un account di tutto rispetto. Deve farle guadagnare una somma non indifferente. Fatti vedere, Morgana. Sul serio, devo fare l'ospite d'onore. Dunque ci sono altri sostenitori dei ladri fantasma al di là del fansite. È imbarazzante ammetterlo, ma devo dire che mi fa molto piacere. Cari fantafantastici, sono certa che siete tutti al corrente dell'acclamato ritorno dei ladri fantasma. A oggi in Giappone si sono verificati altri 3 incidenti che corrispondono al loro modus operandi. Dobbiamo festeggiare. Accogliamo a braccia aperte il grande ritorno dei ladri fantasma. Sei davvero calata nella parte. Forse è soltanto di buon umore. D'altronde suo padre è tornato a casa proprio oggi. Credo che tu abbia ragione. Mi ricorda me da piccola, quando mio padre faceva finalmente ritorno a casa. Davvero? Anche tu trasmettevi in streaming? E come l'avresti chiamato? Canale della diva della divina scuola degli ladri fantasma? Sicuro di volerlo scoprire? No, ti chiedo scusa. Guarda che ti meno, Ryuji. Ecco, è così che funziona un episodio in poche parole. È stato fantastico! Sei bravissima a gestire lo show! I tuoi spettatori sembravano davvero coinvolti! Ah, grazie! Lo faccio dall'anno scorso, dai tempi della prima apparizione dei ladri fantasma! I ragazzi di oggi sono incredibili! Ah sì, nonnetta? Però devo ammetterlo, i miei voti ne risentono. Forse per un po' dovrei andarci piano con lo streaming. Soprattutto ora che si stanno avvicinando gli esami di ammissione al liceo. Vuoi che ti dia una mano con lo studio? Dici davvero? Certamente, per voi è un problema.
Divertiti pure, Makoto. Grazie. Oh, che cosa caruccia. E puoi farlo ogni volta che hai a che fare con la scomposizione in infattori. Wow, grazie Makoto-san. Sei un'insegnante fantastica. Ti prego, dimmi che deve fare anche qualcosa con l'arte. Cioè, Yusuke a insegnarle. Mi fa piacere esserti d'aiuto. Ok, passiamo alla prossima operazione. Abbiamo fatto bene a lasciare che se ne occupasse Makoto. Noi non saremmo stati di alcun aiuto. Beh, in ogni caso, non mi pare che ci stessero implorando i ginocchi di dare una mano. Grazie infinite per quel che stai facendo per me. Oh, è il minimo che io possa fare. In qualche modo dovevamo farci perdonare per questa eruzione all'ultimo minuto. Oh no, affatto. Cioè, in realtà, mi ha fatto molto piacere. Era da tempo che non passavo del tempo in compagnia. E i tuoi amici? Beh, io sono cresciuta a Tokyo. Qui non ho molti amici. Ah sì, pensavo che tuo padre fosse della polizia di Kyoto. Si è trasferito qui da Tokyo dopo l'incidente di mamma. Ha detto che era meglio così perché qui è più vicino ai miei nonni. Sembra proprio un bravo papà. Probabilmente non voleva che restassi sola tutto il tempo. Non è per quello. Vuole soltanto scaricarmi a qualcun altro e andarsi a ubriacare tutte le sere. E non solo. Mamma è stata uccisa e lui non... Ah. Io vi chiedo scusa. Non devi scusarti. Ne passate tante, Kane-chan. Sono così depressa da quando è morta mia madre. Non riuscivo più a divertirmi come prima. E prima che me ne rendessi conto, tutti i miei amici mi avevano scaricata. Capisco. Però ultimamente va molto meglio, grazie ai miei iscritti. È solo che quando non trasmetto mi sento ancora molto sola. Sai una cosa, io persi mia madre quando ero ancora piccola. Mio padre dovette crescere me e mia sorella senza l'aiuto di nessuno. Anche Yusuke ha perso la madre, anche Futaba ha perso la madre, anche Haru ha perso la madre, Ryuji ha solo la madre. Tranquilla, ce l'hanno tutti questi problemi. Tranne Anne e Joker, noi due siamo a posto. Non solo, anche lui era un agente di polizia. Tornava sempre a casa molto tardi e a volte non tornava proprio. Accadeva così spesso che a un certo punto finii per pensare che non gli importasse affatto di noi. Oh. Poi un giorno, mentre svolgeva un'indagine, venne investito e ci lasciò. Non ne avevo idea. Ero tormentata da rimpianti. Desideravo aver condiviso molte più cose con mio padre. Aveva lavorato così duramente per la nostra famiglia, per il bene di tutti, e io non lo avevo mai ringraziato. Continuavo a pensare, ci sono così tante cose che vorrei potergli dire. So di non essere nella posizione di parlare di tuo padre o del tuo rapporto con lui, ma vorrei comunque che tu trovassi un modo per non colpevolizzare tuo padre per il suo lavoro. Lui però... Cosa? Niente, ti chiedo scusa. Se non è un problema, ti andrebbe di dirmi cosa è successo tra voi due? Io l'ho visto. L'uomo che ha investito mia madre. Cosa? Ma non l'hanno mai arrestato. Hanno trovato una lettera di addio scritta dal suo segretario prima di suicidarsi. Pare dicesse: sono stato io a investire quella donna. Ma non... Con un testimone oculare la polizia non avrebbe mai dovuto fare un errore del genere. È quel che diceva all'inizio, ma poi ha finito per arrendersi. Né lui né la polizia mi hanno mai ascoltato. E glielo ho detto così tante volte. Perché? Perché sono soltanto una ragazzina. L'uomo che ha ucciso mia madre è ancora in libertà. Akane-chan. E lui, a lui non importa nulla di mia madre. E non gli importa di me. Lo so, sta solo cercando un'altra donna per poter andare avanti con la sua vita. Ed è sicuro, pensa che io sia soltanto un ostacolo. Qualsiasi altro padre sarebbe meglio di lui. Adesso basta. Ed è tutto impossibile che tuo padre non importi nulla di te. So che hai sofferto molto, Kane-chan, ma sono convinta che ci sia qualche altra spiegazione dietro tutto questo. Anche se può darti l'impressione contraria, sono certa che Hasegawa-san, a modo suo, tiene molto a te. È un tipo premuroso. Giusto poco fa ha fatto di tutto per riportare un bambino smarrito a sua madre e ha aiutato molto anche noi. Ma è soltanto... Parla sul serio. Quando dico che Hasegawa-san mi ricorda mio padre... Davvero? Anche quando non c'era, dava tutto se stesso per me e mia sorella. La famiglia era sempre nei suoi pensieri. È per questo che anche tuo padre lavora così tanto, Kane-chan. Ok, la bambina non empatizza solo con Futaba, ma empatizza anche con Makoto. Benissimo.
Ne sei sicura? In tua compagnia è molto più felice. L'espressione sul suo volto non mente. È completamente diversa quando è lontano da casa da te. Questo dovrebbe servire a dimostrarti quanto sei importante per lui. Sei la cosa più preziosa che ha al mondo. Allontanarlo non ti farà stare meglio. Servirà soltanto a farti ancora più male. Piuttosto dovresti dirgli cosa provi davvero. Digli tutto, così da non avere rimpianti in futuro. Qualunque cosa tu debba dirgli, sono certa che vorrà ascoltarti. Scusami, io volevo solo aiutarti. Mia mamma, lei... Perdonami, non volevo farti stare male. Se vuoi parlarmi, sentiti libera di farlo. Quando avrai bisogno di me, io ci sarò. Grazie. Perché Kane piange? Sta soffrendo? Un giorno lo capirai. Davvero? Akane-chan. Grazie al cielo, Makoto era qui. Povera ragazza. Akane e il nonnetto sono belli incasinati. Dovremmo andare a letto. Ci aspetta un lungo viaggio domani. Già, questo momento mi ha scaldato il cuore. Dormirò come un angioletto. Mamma Makoto. Questi ragazzi. Zenkichi era sveglio tutto il tempo. Era ovvio, però dai, l'ha ascoltato tutto. Vuoi salvare i tuoi progressi? Sì.